8 giorni. Il rischio c'è dal punto di vista di scorie, soprattutto fisiche in questo caso, più che mentali, visto che all'inizio c'è stata la polemica con Napoli, poi adesso la partita con la Fiorentina aveva già detto, secondo me, qualcosina da questo punto di vista, che la squadra aveva risentito in quel caso delle scorie mentali. Io ho grande fiducia in questa squadra, in questi ragazzi, quindi anche da questo punto di vista mi aspetto che ci sia la reazione giusta. Non dobbiamo ragionare, l'ho detto in settimana anche a loro, ragazzi, ci sono giocatori di squadra che giocano puntualmente mercoledì domenica, facevano un discorso giusto per prendere una squadretta da poco dal Barcellona. E non mi sembra che il Barcellona abbia dei grandi fisiconi o dei colossi, soprattutto in certi giocatori che sono le linee fondamentali, eppure continuano a sfornare prestazioni sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo importanti. È molto nella testa. Se si riesce ad avere acquisito questo tipo di mentalità, allora ognuno di loro può pensare anche un po' oltre a quella che è l'asticella attuale, no? Cercare di alzare un pochettino e avere ambizioni anche più importanti, sapendo che le ambizioni si possono anche ottenere e centrare passando attraverso un bagaglio che in questo momento chiaramente vuol dire Parma, perché il Parma è quello che ti può dare lo slancio per arrivare anche a obiettivi più importanti, a traguardi più importanti. Rilasciando un attimo al discorso del collega, visti i risultati che non sono arrivati, visto poi anche la settimana prossima c'è una partita molto difficile, quella di domani non potrebbe essere magari anche nervosa, cioè una partita nervosa da parte dei calciatori, insomma, sentire questa pressione magari come una possibilità appunto di tre punti. Non dobbiamo fare ragionamento a 10 giorni, quando sarà per la prossima partita, che sia poi in Milano o chissà chi altro. Dopo la partita di Bergamo abbiamo una settimana per riuscire a riprendere in mano tutto un discorso, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista di altri aspetti tattici piuttosto che tecnici. Quindi noi dobbiamo pensare che questa è la nostra partita fondamentale. Ogni partita dobbiamo interpretarla come una partita veramente fondamentale per il prosieguo, per il nostro futuro. Quindi per noi adesso è l'Atalanta, per il resto lo vedremo, ma andare a fare ragionamenti così in là nel tempo, anche se sono solo 10 giorni, mi dà anche la sensazione di una squadra che abbia veramente delle capacità mentali elevate. Quindi se ha una squadra così grandi capacità mentali di arrivare già a pensare alla partita dopo quella di Bergamo, allora dico no. Vediamo di raccoglierle e di sfruttarle tutte per questa prima gara che veramente per noi è importante. Altre domande? Grazie.